Amici di Sport Channel e User TV, benvenuti dal Romano di Grotta Minarda. Si gioca la giornata forse più importante del campionato di promozione Girone C. Si sfidano il Grotta e il Lioni, prima porta del torneo, contro la seconda squadra di sicurezza. Cerca del colpaccio che potrebbe riaprire i giochi in virtù del recupero da giocare mercoledì contro l'FC Avellino. Il Grotta invece, per chiudere il discorso una volta per tutte e finalmente ritrovare quella categoria persa qualche anno fa in casa contro il Casalnuovo, poi categoria quella dell'eccellenza sfiorata per 3 anni consecutivi, però non è mai arrivata. Il cronometro del direttore di gara, è partita, grande partita tra Grotta e Lioni, però contro De Simone. Cross in area di Pirone per Bozzone, bravo, fa sulla sfera, anzi no, gli sfida le mani e poi spreca tutto. Olzone spaccato, c'è calcio d'angolo, parte Pirone, la palla passa, ci mette i guanti Raffaniello contro De Simone, va via Ruggero con il cross in area, poi sul sinistro invece cerca e trova Cardone che strozza la conclusione. 5-5, può cambiare gioco, lo fa molto bene. 5, palla a Torsello, Torsello in aria, Torsello sul sinistro, il tiro di Torsello sarà calcio d'angolo, bella la, il ripiegamento da Cerno, non c'è fuori gioco, da Cerno in aria, da Cerno, invece un contatto, c'è calcio di rigore per il Lioni, calcio di rigore per il Lioni, ingenuo qui Sacco che mi sa che si okay. In questo istante scocca il 33esimo, parte Troiano, il tiro e c'è il gol del Lioni con Troiano al 33esimo. Tiro cross, non c'era nessuno, la bucano tutti, Saiocco non esce, la palla resta lì, Troiano il tiro sulla linea, batti e ribatti, poi Cardone cerca di spazzarla, Cardone, la palla passa, la grande parata di Raffaniello, finisce qui il primo tempo senza recupero. Per Pirone, Pirone sul destro, Pirone con uno contro sera, Pirone per la via, Pirone il crosspasso, Raffaniello la tiene in due tempi, Raffaniello, Cardone al volo sulla linea da Cerno, che chance per il Grotta, anche però l'errore di Guerriero, la palla di per Torsiello, Torsiello che si divora il 2-0, Torsiello davanti a Saiocco, la spezzata del Torsiello, bravo però Raffaniello ad uscire. Quindi decisione qui di e c'è il gol del Grotta, e c'è il gol del Grotta, che ingenuità di Raffaniello, e questo è un gol pesantissimo, minuto 25 della ripresa, Grotta l'ha riaperta, oggi a 5 il secondo palo verso da Cerno, da Cerno! Che gol al 93esimo da Cerno, si è inventato un gol clamoroso, esplode il settore del Lione. Gol strepitoso. Un gol davvero bellissimo e finisce qui il Lioni, espugna il Romano e riapre il campionato.